Una delle bestie nere che da musicisti ci possiamo trovare ad affrontare, sia a livello di studio sia a livello di performance, è l'abitudine di suonare leggendo uno spartito. Ciao, sono Fabio Longo e qui in NAM insegno basso elettrico e lettura per bassisti e batteristi. Ci sono tre piccoli espedienti che possiamo utilizzare e possono esserci utili per velocizzare la nostra capacità di lettura. Il primo, innanzitutto, è non andare nel panico e non cercare affannosamente di leggere tutte le note che ci sono. Perché ricordiamoci che siamo bassisti e quello che importa è che mettiamo le fondamenta dell'armonia. Il secondo trucchetto che possiamo andare a utilizzare è quello di scindere la lettura prima dal punto di vista ritmico, andando solo a vedere semplicemente quali sono i valori delle note, e studiandoli e suonandoceli, facendoceli entrare in testa e nell'orecchio, e solo in secondo momento andando a vedere poi che note dobbiamo effettivamente suonare. La terza strada è quella di fare delle piccole annotazioni sulla parte. Possono essere semplicemente segnarci delle dita con dei colori, evidenziare alcuni passaggi, in modo da orientarci meglio poi una volta che andremo a risuonare il brano. E comunque ricordiamoci ragazzi che la lettura, esattamente come tutte le altre discipline musicali e non, è una questione di pratica. Quindi 5 minuti al giorno per qualche anno e i problemi poi scompaiono.